Tutorial. Come scrivere un numero di Dick Draco. Anzitutto il soggetto. Scrivere il soggetto su un fazzolettino di carta. Dopodiché prendere il fazzolettino di carta, soffiarsi il naso e gettarlo via. Cominciare a stendere la sceneggiatura. Scrivere una pagina di sceneggiatura, poi riporla in un cassetto, fare tutt'altro, magari nel frattempo anche fare uso pesante di droghe in modo da dimenticare il tutto. Dopo una settimana scrivere la seconda pagina e via dicendo così, finché non abbiamo raggiunto le 94 tavole. Dopodiché, senza nemmeno rileggere, prendere la sceneggiatura e consegnarla al disegnatore. Il disegnatore però dovrà disegnarla se mancino con la mano destra, se destro con la mano sinistra e rigorosamente bendato. In questo modo avremo il numero di Dick Draco perfetto. Ah, poi bisogna anche far fare la copertina al copertinista che, mi raccomando, il copertinista deve essere tenuto assolutamente ignaro di quello che parla la storia. Mai sia che il copertinista possa sapere anche minimamente di cosa parla la storia. Ragazzi, come avete capito, oggi parliamo di Dick Drago. Il video lo dedico a Julius, che mi ha chiesto più volte di fare la recensione di questo numero. Questo è il numero 7, la cattedrale delle acque morte. Guardate questa copertina con questo mostro orrorifico che esce, sbuca dal pavimento, una candela, la mano di uno zoo, perché comunque... Ma sì, mettiamo la mano di uno zombie, perché non mettiamo la mano di uno zombie? Cioè, cazzo, sono su Dylan Dog, ci hanno speculato su 1 miliardo di copertine, la mano che esce così, ma io non posso mettere la mano che esce così. Spoiler, il mostro non lo vedrete assolutamente in questo non ci sono mostri, ci sono bensì degli assassini, forse, forse, perché... Di cosa parla la storia? Secondo me non l'ha capito nemmeno lo sceneggiatore. Ma chi sono gli sceneggiatori? Allora, l'ideazione è di Patrizia D'Agostino, un'autrice che io ho cercato spesso sui social, su Facebook, senza trovarli. Avrà cambiato identità, secondo me, dopo aver scritto Dick Drago. La sceneggiatura, quella scritta sul fazzolettino, è di Giovanni Mandelli, le matite di Augusto Chizzoli, che è quello che ha disegnato più o meno tutti i numeri, e le chine di Carmine Savinelli. I lettering, vabbè, lasciamo perdere, perché poi ci facciamo del male. La copertina è di Alfredo Nocerino. Ecco qua. Sulla copertina, naturalmente, Dick Drago, vi ricordo che in ogni copertina... Cambia, cioè, non han, dopo 7 numeri ancora non hanno capito come cazzo porta i capelli Dick Drago, a meno che non è uno che va spesso dal barbiere, quindi cambia taglio, però un po' lo disegnano con i capelli così, un po' zagoriani, un po' lo fanno con la banana, un po' con i capelli corti, insomma, non si capisce come voglio disegnarlo, ma... Vado avanti perché la recensione, perché su cosa? Partiamo subito dalla posta. Allora, la posta secondo me se la scrivevano da soli, perché è impossibile che uno legga un numero di Dick Drago e poi scriva questo. Sono una ragazza di 21 anni che nell'estate scorsa, io vi ricordo che questo è il numero 7, e questo numero è di luglio 1994, quindi facendo un passo indietro. No, come cazzo è che, cioè, l'estate scorsa ha scoperto Dick Drago? Non lo sappiamo. Incuriosita, mentre mi trovavo in edicola, ho comprato Dick Drago. Che culo, cazzo Drago, per gli amici, eh? Dick Drago. Eh beh, anche gli autori dei fumetti sanno essere cattivi a volte. Una volta arrivato a casa, l'ho letto tutto d'un fiato e l'ho trovato veramente bello. La storia è molto intrigante. È molto intrigante. Il genere approvatissimo. Cosa vuol dire approvatissimo?
E tra le altre cose, il personaggio è anche un bel trentenne. Ecco, questo lo sa solo lei che è trentenne, perché non viene menzionata l'età, anzi, a volte sembra un vecchio. E complimenti a tutto lo staff. Ora vorrei farvi alcune domande. È un caso che Dick sia irlandese? Io vi ricordo che la parola che pronuncia sempre Dick Draco, perché anche Dick Draco, come no, tutti i personaggi, ha la sua parola, no, il tormentone. Come esempio di Andoga, Giuda, Ballerino, eccetera, eccetera. Dick Drago dice Brisk. La parola Brisk viene, lo spiego al primo perché a Dick Drago piace giocare a briscola. Tipico passatempo irlandese, non lo so, a briscola. Ci saranno altri personaggi fissi, oltre al direttore del giornale, che tra parentesi non l'hanno mai disegnato uguale, uno uguale all'altro in una vignetta. Ora vi saluto e vi auguro buon lavoro. Silvia Piarizzini. Vabbè, qua poi ringraziano per i complimenti. Vediamo l'altra lettera che dice spettabile Fenix. Lui scrive, ricordiamo che questo è un fumetto Fenix. Era anche la casa editrice di Demon Story, mitico Demon Story. Sono appassionato lettore di fumetti, ho 20 anni. Ho visto ed edico la vostra pubblicazione, l'ho trovata molto gradevole. Cioè, 20 anni e parli come un anziano. Soprattutto perché è l'unica in cui si trova l'horror vero, cioè questo confonde, cioè il fumetto horror con un orrore di fumetto, vabbè. E penso comunque che nel primo numero avreste dovuto presentare meglio il vostro personaggio, ma va, perché le informazioni che avete dato sono molto vaghe. Comunque Dick mi piace, posso veramente dire, forza Dick Drago, continua così. Dal numero dopo chiude. Poi c'è, inviano anche un disegno. Che tra parentesi, il disegno pubblicato sulla posta dal lettore occasionale è l'unico disegno decente che troviamo in tutto l'albo. La cattedrale delle acque morte. La storia comincia con un uomo che sta trasportando una donna lungo il Tamigi con un furgone. Vi faccio vedere la posa plastica di questa donna. Plastica nel senso che sembra proprio un pezzo di plastica, non è che ci sia il plasticismo, un concetto, poi anche la vignetta dopo, cioè è sconcertante, vabbè, le mani gigantee, vabbè, lasciamo perdere i particolari anatomici perché non ne azzecca uno, no? Però, cioè, ma che, ma sono cose da disegnare su un fumetto per ragazzi. La butta del Tamigi, prende questa donna e la butta nel Tamigi, così, e poi dice mi vendicherò, non lo vedremo più fino all'ultima pagina, e uscirà nell'ultima pagina, questo non farà assolutamente niente. Da un po' di tempo nelle acque del Tamigi vengono ripescati cadaveri sconosciuti vestiti con abiti del XIII secolo e Scotland Yard brancola nel buio. Anche qui c'è Scotland Yard, però non c'è l'ispettore Block, c'è un altro ispettore, sempre, ecco, sempre stempiato, deve essere proprio una caratteristica degli ispettori di Scotland Yard, cioè o perdono i capelli dopo per lo stress, no? Perché non ridendo dal 52, oppure li prendono già stempiati così, non so. Qualcuno si sta burlando di noi, ecco, cioè questa è la cosa più intelligente che può dire un ispettore di Scotland Yard davanti mentre ripesca un cadavere vestito con abiti del 300. Intanto al Belfast Bar Dick Drago, come al solito, sta ordinando la sua birrozza e viene contattato quello che scopriremo essere un antiquario che vuole mettere. Vi ricordiamo che Dick Drago ha delle capacità medianiche, lui le chiamerà in svariati modi, e semplicemente percepisce tutto ciò che gli si palesa davanti, quindi cioè, ha il dono della vista sicuramente, perché non c'è altra spiegazione. In maniera to totalmente pleonastica, queste capacità medianiche vengono chiamate in vari modi durante il fumetto, tipo percezioni extrasensoriali, sesto senso. Insomma, lo sceneggiatore non si è mai messo, ha mai fatto pace col cervello per dire vabbè, avrà questa cosa, non si sa. Lui prende in mano gli oggetti e ne riconosce la fattura. L'antiquario è contentissimo di questa cosa, poi, altro spoiler, questo antico non lo vedremo più. Cioè, sono 4 pagine
di una cosa che non c'entra nulla con la, non lo vedremo più. Cioè, secondo me lo sceneggiatore voleva, cioè, come se davvero questa sensazione, come se stesse scrivendo una storia, poi a un certo punto se ne dimentica, cioè la lascia lì e scrive un'altra cosa, perché poi gli viene in mente una, altre idee geniali, ma dai, dedichiamoci ad altro. Il direttore del Belfast Journal, ricordiamo che il bar si chiama Belfast Bar, il giornale si chiama Belfast Journal, fantasia per i nomi, gli dice di indagare su questa cosa perché è pane per i suoi denti. Io sto stringendo, Nel frattempo poi introducono anche la fidanzata, Julie Dickinson, del New York Times, che almeno non lavora per un giornale sfigato come il suo, che gli dice che vuole venirlo a trovare. Già, Dick Dago, no, vediamo che lui balbetta sempre. Certo, grazie. Perché quando si parla di femmine, Dick Dago, non so, balbetta. Ripescano questo cadavere agghindato, vestito come un personaggio di Shakespeare. Dovrò indagare negli ambienti teatrali, giustamente. E vediamo com'è che qua arrivano nella cattedrale. Perché il rigattiere gli dice che sono stati acquistati dei costumi nelle vicinanze della Southwark Cathedral. Siccome il suo sesto senso gli dice di andare lì, lui va lì. Si reca a questa cattedrale, c'è questo abate Foreman, che gli dice che non può entrare perché ci vuole un permesso. Lui dice di essere un giornalista, chiama un energumeno che gli dice via, vattene via l'urido drogato, che gli dice vattene via l'urido drogato e gli dà un cazzotto. Questo succede a Londra, succede, e lui si trova a terra, brisk, che maniere. Magari nottetempo il sacrestano Manesco dorme. Nel frattempo si reca in un hotel e gli dicono che il telefono è guasto. Un hotel a Londra col telefono guasto. Dall'albergo lui nota un piccolo particolare, e qui, allora, la storia è ambientata a Londra, noi vedremo però di questa Londra, sento un po' di rumore, vedremo di questa Londra dei particolari sconcertanti, cioè che sembra di essere Futurama, cioè c'è il Tamigi, c'è il mare, c'è l'alta marea, la bassa marea, e c'è anche questo particolare. Quel panorama non è un granché, ma quello non è il viadotto che passa sopra la cattedrale? Quindi questa notte, cioè voi immaginate, questa cattedrale è un viadotto che passa su questa cattedrale gotica. Queste scene sono le scene più belle mai scritte nella storia del fumetto, cioè davvero. Cioè solo per questa idea geniale, questo sceneggiatore meriterebbe l'Oscar del fumetto. Questo in corrispondenza del tetto. Dovrò calcolare con precisione il momento del balzo. Si sta dal viadotto, si sta calando sulla cattedrale. Hop, hop, dal viadotto, hop. Là, è a terra e piedi. Cioè, ora vediamo di orientarci, di non cadere. Guardate questa scena, cioè, ragazzi. Lui appeso alla cattedrale, sempre più difficile e senza rete. Perfetto, non si capisce da dove è entrato. Scendiamo ai piani inferiori. Eccoci a pieno terra, c'è una luce laggiù. Brisk, l'abate Foreman in alto uniforme. Allora lui vede qui, ecco, quale antica e misteriosa liturgia si sta celebrando. Gente che parla in latino e dice rigorosamente cose a cazzo. Abemus templus malus secreta, così. Pentiti peccatrice, ma i dialoghi, cioè, ragazzi. Conducili nelle segrete. È pazzesco, devo sbrigarmi e uscire di qui. Lui assiste a queste scene, altro non fa che scappare. Allora, qui ho usato l'evidenziatore per sottolineare una frase. Lo so che non si usano evidenziatori sui fumetti, però questa frase è troppo bella, cioè, poi bisogna anche lasciarla ai posteri. Ricordiamo che Dick Draco, cioè il fumetto scritto negli anni 90, e usano un linguaggio già desueto all'epoca,
ma anche desueta, una parola desueta. Poi siamo gli anni 90, no? Cioè, comunque, cioè, prendiamo per esempio il suo fratello, tra virgolette, Demon Hunter, no? Un linguaggio veloce, azione. Qui no, lui usa un linguaggio proprio pesante, verboso. Non riesco a comprendere la silenziosa e supina rassegnazione di quei prigionieri. E scappa via, cioè assiste a questo omicidio e scappa via. Per scendere devo tentare un'altra via. E poi si cala, poi si cala ancora più giù di sotto. Cioè, cose, cioè io sto facendo la recensione e che l'ho letto 2 volte, cioè, perché sono rimasto senza parole. Nel frattempo hanno riattivato i telefoni e chiama Julie. Non si capisce perché questa cosa del telefono guasto, poi riattivo i telefoni. È un'altra cosa che aggiunge lo sceneggiatore, così, che non ha niente a che fare con la storia. Sei tu, Julie? Se non ti dispiace, sono il tuo direttore, Bamboccio. Allora vedremo che tutti lo trattano male, Dick Drago. Già lo sappiamo, l'abbiamo visto negli altri film. Non si capisce perché lo rendono tutti di merda, quest'uomo. Il direttore lo chiama Bamboccio. La ragazza pure lo chiama un po' bambolo, bamboccio, tubero. Poi ecco anche la caratterizzazione dei personaggi. Com'è possibile che tutti i personaggi parlino nello stesso modo? Cioè, non è possibile, c'è un minimo di caratterizzazione, no? Un personaggio. A che punto siamo col servizio? Sto indagando intorno a una cattedrale. Dici, vabbè, sbrigati così, fai così. L'indomani a Victoria Park, dalle parti di Westminster, ripescano Teresa. Vede la fotografia. Accidenti, quella donna l'ho vista nella cattedrale. Preciati. Hai assistito all'omicidio e non hai chiamato la polizia. Non hai fatto un cazzo, te ne sei andato. Accidenti, quella donna l'ho vista della cattedrale. C'è la polizia. Dillo, dillo, no? Cioè, l'ho vista, cioè, io ho assistito, ho visto chi l'ha uccisa. Cioè, è stato l'abate Foreman. Niente, viene richiamato da Julie. Ti ho trovato finalmente, come hai fatto? Non mi sembri molto contento di vedermi, Dick. Sì, ma Dick non è un aggettivo, è il suo nome. La vista di quella donna annegata mi ha sconvolto. Perché? L'ho vista nella cattedrale di South Park. Quando, questa notte, in abiti trecenteschi, sono qui anch'io per identico motivo. Posso parlarne se vuoi? Certo, ma comunque dovrò agire da solo. Sì, sto seguendo una traccia. Sto seguendo una traccia. Cioè, hai visto che è stato ammazzato da quello? Perché stai seguendo una traccia? Cioè, perché stai continuando a indagare su una cosa che già hai visto? Cioè, hai visto già l'assassino, perché stai continuando? Che traccia stai seguendo? E soprattutto, ma perché non lo dice la polizia, così lo vanno ad arrestare? Vabbè. Qual è il problema, Dick? Succedono cose strane nella cattedrale di South Park e 2 loschi individui me ne impediscono l'accesso. Vabbè. Quindi decidono di. Cioè, già conoscendo l'identità dell'assassino e tutto, lo sceglie fa finta che non lo sappiamo. Forse si è dimenticato appunto delle tavole che aveva scritto prima, dove fanno vedere che lui assiste a cose, e vanno a indagare in biblioteca. Vabbè. Qui trovano la solita stella, la stella a 6 punte. Ogni punto della stella serve a indicare una cripta, un passaggio segreto, un riferimento, se ascoltare, un riferimento acustico di ascolto. Cosa intendi per riferimento acustico di ascolto? Un posto dove puoi ascoltare tutto, senza essere visto, tubero, poi lei lo chiama tubero. Brisk, ne sai di cose per essere una fotografa del New York Times? Ho la mia brava laurea in architettura, bambolo. Io qui volevo farvi vedere anche, cioè, il volto di lei. Cioè, che manco Picasso, cioè un occhio, cioè tremendo. Cioè, guardate, cioè, assurdo. E dice: vabbè, vediamoci questa notte. Per far che? Per far che? No, perché lui subito ha paura della figa. Cioè.
un romantico giro battello sul Tamigi e poi si vedrà Tubero, ecco già una ragazza che si chiama Tubero, Tubero, Bambolo, Bamboccio. E poi c'è un racconto di questa cattedrale che viene incendiata così, su cui c'è una maledizione, gli abitanti vengono e quelli che avevano assistito a questa cosa, questo è un altro particolare che... A questo punto, durante la costruzione della cattedrale, lui sta leggendo la storia di questa cattedrale, durante la costruzione di questa cattedrale, a questo punto entra in scena la Congregazione dei Muratori Templari. Ma cos'è la Congregazione dei Muratori Templari che custodiva il segreto della costruzione delle cattedrali gotiche? Questi muratori templari poi vengono uccisi per non rivelare il segreto di questa cattedrale, che a quanto ho capito il segreto sono solo dei passaggi segreti. Punto. Sono stati uccisi per questo. Qui la storia si perde un po' perché poi non si capisce cosa succede. C'è sempre nel racconto di una donna che assiste poi a questa cosa. Porc, ti strozzo cagna, parole forti. Intanto anche su Dick Dragon qualche parola forte. Qui abbiamo la scena horror, l'unica scena horror forse di tutto il fumetto. Lui la insegue con una falce, la falce non si capisce come, finisce in mano di lei e nell'occhio del tipo. E qui c'è una scena che negli anni 90 è un classico, cioè l'occhio che esce fuori dalle orbite. Eccolo qui. Anche se in questo caso non ha molto senso, perché nella scena prima viene accecato nell'occhio da questa falce, no? E poi la scena dopo c'è l'occhio che non si capisce per quale principio della fisica esce fuori ed è intatto poi, c'è il bulbo oculare intatto. Però questa dell'occhio mi ricordo è una scena che si vedeva pure su Splatter, no? Molto usata dagli anni 90, quest'occhio che esce, non se ne vede uno dalla vita, no? Allora, adesso vi faccio vedere un'altra cosa, loro due si incontrano sul Tamigi, no? Lei dice, se via con la testa Dick, perché è una testa di Dick, no? Ha fatto, mi trovo sul Tamigi in una notte magica incantata in compagnia della ragazza più bella del mondo. Cioè, questa è la ragazza più bella del mondo, scusate. Cioè, assurdo. So, io faccio un po' di fatica a inquadrare col telefono, non so se si vede bene. Loro si baciano, finalmente anche Dick Drago si bacia, ha una percezione dice potete scorgere la struttura gotica della Southwark Cathedral, perché c'è un tipo che parla di notte ai turisti con megafono, così, e dice a questa intuizione qualcosa di pazzesco, di terribile sta accadendo laggiù, non posso più aspettare. Devo andare, Julie, avrai mie notizie d'hotel. Ma sai, lui si butta. La prima cosa che le viene in mente di dire a lei è: ma sai nuotare, Dick? Cioè, perché ti viene pure il sospetto che un uomo di 30 anni non sappia nuotare, specialmente se quest'uomo è Dick Drago. Quindi abbiamo. Cioè, lei nutre una stima per quest'uomo, anche cioè, perfino la sua ragazza ha una stima di lui. Lui nuota, nuotando, arriva alla cattedrale e entra dalla porta. Scusa, ma se poteva entrare dalla porta, no? Cioè, perché la prima volta, perché si è calato dal viadotto per entrare la prima volta? Frase la Dick Drago, sento chiaramente e prepotentemente che si tratta di una cosa semplicissima. Entrare, aprire la porta, cioè comunque ragazzi, cioè, ma cioè, io mi sono letto questa roba, no? C'è la sensazione a ogni pagina, proprio quella dello stupore. Cioè, se volete stupirvi, leggete Dick Drago, perché ogni pagina voi vi chiederete sempre: ma che cazzo sto leggendo? Un altro particolare, per tua fortuna questo è tempo di bassa marea.
altrimenti avremmo già allagato il sotterraneo per farti fare la fine che meriti. Cioè, scusate, no? Allora, questa cattedrale, c'è la cattedrale, poi c'è il viadotto e sotto cosa c'è? Il mare, il Tamigi, cosa c'è? Ma poi c'è allagato il sotterraneo, cioè, con l'altra, cioè quando c'è l'alta marea si allaga il sotterraneo, cioè, quindi questa casa è costruita dentro il Tamigi, non si capisce. Vabbè, cioè, qui sorvoliamo perché poi a un certo punto lo sceneggiatore non sapeva più cosa scrivere. Vi ricordate quello che abbiamo visto all'inizio, che butta una donna nel Tamigi e giura di vendicarsi? Ecco, lo rivediamo qui, ubriaco, che impreca maledetti, maledetti, però poi alla fine non fa niente, se ne va. Dick Drago nel frattempo è stato catturato da Abate Foreman, cioè qui è difficile seguire la storia. Questa volta devo essere caduto in una situazione davvero critica perché non ricevo sollecitazione medianica alcuna che mi possa suggerire una via d'uscita. Cioè, chiamasi idea. Lui la chiama, un'idea la chiama sollecitazione mediatica. Nel frattempo il tipo sta allagando la cattedrale. Lui ha il suo sesto senso, a Dick Drago gli suggerisce di scappare via semplicemente. Eccola. Allora, qui c'è la frase più bella di tutto l'albo. Se riuscite a capire che cazzo voleva dire lo sceneggiatore, cioè fatemelo sapere perché io ci ho riflettuto a lungo e non so. Scappano tutti, Dick Draco rimane incatenato. Allora, qui abbiamo è Dick Drago? In simultanea e con l'ausilio di un ipotetico replay, in simultanea e con l'ausilio di un ipotetico replay. Comunque, alla fine, il suo sesto senso gli suggerisce l'idea. L'unica cosa che mi suggerisce il mio inconscio è unicamente quello di confidare sull'antica struttura di queste costruzioni. Cioè, tira e si staccano le catene perché il muro era marcio. Cioè, per fare così gli serviva il suo inconscio che doveva dirgli: guarda, Dick Drago, confida sull'antica struttura di queste costruzioni. Nuotando, nuotando, raggiunge l'uscita. Il tipo che aveva già di vendicarsi finisce in mare con un tir, così, e muore. Lui si ritrova bagnato fradicio con queste catene attaccate. Scena bellissima, una donna lo vede. Aiuto, un ergastolano! Torna in albergo, si fa la doccia, così. E nel frattempo hanno riaperto lo Shakespeare Theater e lui e Judy vanno a vedere Shakespeare. Così, finisce così. Cioè, poi non si capisce, no? La scena, quella che crea poi più sconcerto su tutto quello che abbiamo letto, vedono la donna che lo aveva trovato ucciso recitare. E lui dice: ma quella la conosco anch'io. L'ho fotografata l'altro giorno annegata nel Tamigi. Nelle segrete della cattedrale, io ho visto anche i due attori che adesso sono in palcoscenico annegati e incatenati. Sei sicuro che non ci stiamo sognando tutto? E queste cosa sono, le catene? Così. Cioè, quindi. Cioè, era tutto un sogno? Quindi. I cadaveri non c'erano, quindi erano degli ectoplasmi, quindi erano frutto della fantasia, non si sa, così. Rimane questo grandissimo punto interrogativo su quello che abbiamo letto, cioè niente, non si capisce cosa abbiamo letto. Anzi, ho cercato anche di spiegarlo, perché sono sicuro che davvero anche chi l'ha scritto non sa nemmeno lui che cosa ha scritto. Disegni, c'è la scena dove deve fare la doccia, cioè qui vediamo proprio anche
il nudo maschile, cioè così proprio. Mai disegnalo piuttosto, cioè questo è il fisico di un trentenne, sembra più un tronco di albero. Va bene, la recensione finisce qui, una lunga recensione è stata, come potete vedere, e io spero che abbiate apprezzato. Poi se ne volete altre recensioni su Dick Draco, fatemelo sapere, mandatemi naturalmente tanti commenti, li aspetto. Saluto Julius, spero che abbia apprezzato questa recensione. Fatemi sapere anche se volete vedere la recensione dei numeri che ancora non ho recensito. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla soffitta di Pippo. Ciao ragazzi!